Conferme volti nuovi in campo, ma anche a livello dirigenziale, con l'ingresso dell'imprenditore Gianluca Romela. Il Darfubuario si prepara ad affrontare la nuova stagione con un rinnovato entusiasmo, nella speranza, Covid permettendo, tutto possa procedere per il verso giusto. Esatto, la cosa più importante era di iniziare, perché dopo 10 mesi di fermo finalmente ricominciamo da capo. Questo è importante, perché soprattutto anche per i giovani, altrimenti questi ragazzi, le famiglie che continuavano, ma gli allenamenti, noi abbiamo rispettato tutto quello che è il protocollo, però abbiamo dovuto mettere in campo le nostre forze nel settore giovanile da marzo, aprile, maggio. Abbiamo fatto giugno anche qualche allenamento ancora, con qualche partita importante a livello di juniores, che siamo arrivati in semifinale, abbiamo perso la finale del Brescia oggi. E l'importante era anche per i giovani, perché vedo che le cose stanno andando bene e sono contento anche per loro. La dirigenza si è allargata, quindi adesso il DARF è composto da me come presidente, c'è come vicepresidente, abbiamo il Ellis, il famoso figlio di Valerio, che per noi, per DARF, ha fatto tantissimo, Bianchi, poi c'è Damioli Franco, e un nuovo, diciamo, acquisto, Romele Gianluca, che tanti conoscono, fa parte del nostro gruppo, capitanati tutti dal nostro caro Christian Pè e da Sergio Gabossi, che sapete tutti che per noi è il cuore di questa anima del DARF negli ultimi anni.